Il Francavilla pareggia in rimonta e rallenta la marcia della capolista Matelica, che ora sente il fiato sul collo della Vispesaro, che si porta soli 2 punti. Una grande ripresa per la squadra di Iervese, che tiene in vita le speranze di quinto posto e si conferma squadra da trasferta. 26 punti su 41 sono arrivati, lontano dal Valle Anzuca. Dopo la maxi squalifica torna Momo Fofana, subito titolare al fianco di Manegas, Fiore nel trio di difesa, Molenda tutta fascia nel 3-5-2 di Iervese, squalificato Di Cecco, ancora out tra gli altri, Amente di Pietrantonio. Nel Matelica c'è Arapi al posto dello squalificato Brentan, in tribuna Gabbianelli, sono Tonelli da Polonia e Angelilli a supportare il bomber Magrassi. Primo tempo che scivola via gradevole, subito una punizione di Palumbo al primo minuto, poi è il Matelica ad alzare i giri del motore con Angelilli al quinto e quindi sempre con Angelilli sul cross millimetrico di Malagò, ma l'esterno Matelice si spreca. Al quarto d'ora si sblocca la situazione, Magrassi ruba palla a Romeo e viene atterrato per Pelagatti di Livorno e calcio di punizione con cartellino giallo per il difensore, che rischia anche una punizione più severa. La successiva esecuzione dello specialista Losicco è perfetta e il Matelica va in vantaggio. Il Francavilla accusa il colpo per alcuni minuti, così la squadra di Iervese si rifà viva intorno alla mezz'ora con una bella azione personale di Molenda, che dal limite fa partire un fendente che impegna severamente De Maglia. Il Francavilla soffre la pressione matericese e perde diversi palloni in uscita, come accade al 37esimo quando Malagò sorprende Mele e serve Angelilli che sfiora il palo. Passano 2 minuti, Fargione si supera su Tonelli imbeccato da Losicco. Al 42esimo Fofana fa sponda per Palumbo, che calcia dalla sua zona preferita ma centralmente. L'assolo di Dappolonia chiude il primo tempo col vantaggio di misura dei padroni di casa. Avvio di ripresa pirotecnico. Al secondo Palumbo da piazzato lambisce il palo alla destra di De Maglia, sul capovolgimento di fronte Molenda, a terra Dappolonia appena dentro l'area. Calcio di rigore che lo stesso Dappolonia trasforma spiazzando Fargione. Sembra chiusa, ma al nono Banegas vede e premia il movimento di Fofana, che dimezza prontamente il distacco 2-1. Il gol cambia l'inerzia del match. Positivo nel Villa l'inserimento di Procida, che propizia la punizione con cui al 23esimo Banegas scheggia il palo. Il pareggio però è solo rimandato di 3 minuti quando la punizione di Palumbo fa fuori tutta la difesa di casa. Milizia rompe e insacca il 2-2 che gela il pubblico di casa. Il Matelica reagisce a sua volta, davvero clamoroso il palo di Malagò da corta distanza, poi la palla attraversa tutto lo specchio della porta. La capolista spinge a testa bassa per il nuovo vantaggio, ma il Villa non sta a guardare. De Maglia disinnesca il sinistro di Palumbo e sul secondo successivo corner Romeo va vicinissimo al clamoroso 2-3. Finale concitato col Matelica che ha la palla della vittoria nel sesto e ultimo minuto di recupero, ma Fargione dice no a Magrassi. Finale 2-2 e ora, se il Villa vorrà centrare il quinto posto, dovrà migliorare tra le mura amiche, a cominciare dal prossimo match con la Jesina. Mister Tiozzo, fino al 2-0 la gara sembrava in controllo, forse avete pensato di averla chiusa in anticipo, cos'è successo poi? La gara, mi dispiace contraddirla, è sempre stata in controllo. Abbiamo pigliato un 2-1 in una situazione un po' strana. Io penso che chi si sono rilassati sono la terna arbitrale. Cioè, nel momento in cui tu sei 2-0 e crei quello che hai creato a livello di occasioni da gol contro una squadra forte, ok, che non ha bisogno di quegli aiuti lì, è chiaro che si può dire di una gara chiaramente condizionata. E in un campionato, in una partita dove i valori sono così alti, perché non abbiamo giocato contro una terza categoria, ma abbiamo giocato contro una grande squadra di Serie D, quando questi episodi, queste sviste ti portano a riaprire una gara, chiaro, diventa tutto più difficile. Con questo potevano pareggiare lo stesso, potevamo vincere noi 3-2. Io ho visto una squadra eccezionale che è il Matelica. Sono veramente contento perché ho chiesto ai ragazzi di venire qui e fare la partita e l'abbiamo fatta anche bene, perché abbiamo sempre costruito col portiere dal basso, non abbiamo mai buttato palla e la squadra, devo dire, che ha giocato con molta personalità. Di fronte avevamo una signora squadra e come ho detto anche prima, che è la squadra che secondo me vince il campionato. E sono contentissimo della prestazione e soprattutto dal fatto che sotto di 2 gol la mia squadra non ha perso l'equilibrio, ha continuato a giocare e ha fatto un grandissimo secondo tempo e abbiamo avuto anche l'occasione di fare il terzo gol, però credo che il risultato sia quello giusto, perché tutte e due le squadre hanno cercato in tutte le maniere di vincere la partita. Fofana ritorno con gol, bene Banegas, dalla panchina molto bene a mio avviso Procida. Sì, a un certo punto avevamo 6 attaccanti, devo dire che
La cosa che mi fa, cioè, mi fa piacere è il fatto che avevamo 2,99 in campo, un 2,000 e 3,98, quindi questo è lo spirito giusto, questo è quello che voglio dai miei e poi ripeto, metto sempre davanti la prestazione e quando c'è un'ottima prestazione sono sempre molto contento.